L'Ara Pacis Augustae, uno dei monumenti più significativi dell'ideologia augustea e della nuova etas inaugurata dal Princeps, fu fatta costruire su disposizione del Senato nel 13 a.C. per celebrare la grandezza di Augusto tornato dopo 3 anni da una vittoriosa spedizione in Spagna e nella Gallia meridionale. La cerimonia di consacrazione fu tuttavia celebrata solo 4 anni dopo, nel 9 a.C. L'altare si trovava in origine in Campo Marzio, vicino al mausoleo di Augusto e all'immenso orologio solare alto oltre 30 metri. L'Ara Pacis è composta essenzialmente da 2 elementi. Il primo è l'altare vero e proprio, destinato ai sacrifici e raggiungibile attraverso una gradinata frontale. Il secondo è un recinto rettangolare, posto sopra un basamento marmoreo e dotato di 2 ingressi. Consideriamo la parte esterna del recinto. Sui lati lunghi si distende un fregio con una processione. Sui lati corti si distribuiscono 4 pannelli che affiancano gli ingressi, 2 per lato. Sui 2 lati lunghi si snodano 2 fregi che rappresentano un'unica processione disposta su 2 file. La processione è aperta dai littori, simbolica guardia del corpo, munita del fascio di verghe tenuto legato assieme. Essi precedono i pontefici e gli auguri, in mezzo ai quali avanza lo stesso Augusto nella sua funzione di pontefice massimo. Seguono quindi i flamini, i sacerdoti preposti al culto delle singole divinità. Dopo i flamini procedono i membri della famiglia imperiale. In testa si trova Agrippa, il genero di Augusto, anch'egli con il capo velato. Seguono gli altri componenti della famiglia, tra i quali Giulia Maggiore, figlia dell'imperatore e moglie di Agrippa. La scena nella sua interezza potrebbe alludere all'inaugurazione oppure alla consacrazione dell'Ara. Si tratterebbe in ogni caso di una ricostruzione ideale.